Eccoci e ben ritrovati al Volontariato Fa Notizia. Io sono Michela Di Michele del CSV Abruzzo. Ben ritrovati per l'inizio dell'anno e i miei auguri, anzi i nostri auguri a voi tutti di un buon 2022. Cominciamo subito con le notizie. Imminente la scadenza del bando di servizio civile che scadrà appunto, le domande vanno presentate entro le ore 14 di mercoledì 26 gennaio. Parleremo di questa opportunità anche prossimamente sui canali informativi nostri regionali per spiegare meglio i 247 che cosa, quali siano i progetti e i 247 posti disponibili messi a disposizione dai progetti di servizio civile del CSV Abruzzo. In totale, a livello nazionale, il bando del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha messo a disposizione 56.205 occasioni, possibilità di volontariato per i volontari da impiegare in progetti che fanno riferimento ai programmi di intervento di servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all'estero e nei territori delle regioni interessate dal programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, oltre a programmi di intervento specifici per la sperimentazione del servizio civile digitale. Quindi vi invitiamo a prendere visione delle opportunità che ci sono, che sono offerte dal CSV Abruzzo e di presentare domanda entro le ore 14 di mercoledì 26 gennaio 2022. In particolare, il Centro Servizi per il Volontariato ha ottenuto il riconoscimento di due progetti all'interno del programma Buon Cammino per Scoprire l'Abruzzo, totale 143 operatori. Sette progetti inseriti nel programma Siete Memoria del Futuro che Vorrei, 63 operatori volontari. Un progetto nel programma Reti al Servizio della Pace, 22 operatori volontari. E infine due progetti all'interno del programma 2021 Educazione e Sostenibilità in Abruzzo. Si è anche in attesa di sapere se ci sarà un'integrazione al bando che consentirebbe al CSV Abruzzo di ottenere il riconoscimento di ulteriori programmi relativi progetti e quindi altre opportunità. Trovate le schede dettagliate sul sito csvabruzzo.it. In questa sede vi ricordiamo i requisiti di partecipazione: cittadinanza italiana o altri stati membri dell'UE oppure un paese extra Unione Europea, purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia. Il linguaggio giuridico si presta meno a quello radiofonico, quindi mi si è inceppata la lingua per dirlo. Seconda condizione, aver compiuto 18 anni e non aver superato i 28, quindi età compresa tra 18 anni compiuti e 28 anni e 364 giorni alla data di scadenza, alla data di presentazione della domanda. Non aver riportato condanne, anche non definitive, alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo, oppure a una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione, esportazione illecita di armi o materiali esplodenti, oppure per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. Quindi vi invitiamo a leggere bene queste indicazioni anche per la domanda che sono contenute sulla news sul sito csvabruzzo.it, dove troverete anche come presentare la domanda, quindi le modalità e tutta la documentazione da leggere: il bando ordinario del 2021, la guida per la compilazione e la presentazione della domanda sulla piattaforma DOL e i criteri per la selezione degli operatori volontari. Per informazioni, dopo aver letto la documentazione, potete rivolgervi alle delegazioni territoriali, in particolare L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo. Trovate numeri di telefono e orari sempre sul sito del CSV Abruzzo. Passiamo alla seconda notizia, relativa invece al RUNS, il cosiddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Come accedere alla piattaforma? Vi riportiamo l'articolo di cantiere terzosettore.it
che chiarisce come dal 24 novembre 2021 le organizzazioni non profit in possesso dei requisiti per diventare ente del terzo settore possono inoltrare domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale, il RUNS. Dal giorno prima, inoltre, gli uffici regionali avvieranno le procedure per la trasmigrazione dei dati di organizzazioni di volontariato, ODV, e associazioni di promozione sociale, APS. Come si potrà accedere alla piattaforma? Dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, trovate sempre il link nella news, oppure dal sito servizi.lavoro.gov.it. Le organizzazioni dovranno dotarsi di alcuni strumenti digitali imprescindibili, che sono lo SPID, il Sistema Pubblico per l'Identità Digitale, oppure la Carta d'Identità Elettronica, CIE, la PEC, la posta elettronica certificata, e la firma digitale per la gestione dei documenti richiesti. Per qualsiasi attività di supporto potete rivolgervi al CSV. Alcune indicazioni sulla piattaforma. L'associazione potrà sempre accedere all'elenco delle proprie pratiche e a quelle ancora in bozza. La piattaforma in lingua italiana e tedesca e presenta una sezione di supporto con una serie di FAQ, quindi di domande frequenti, in aggiornamento sul suo funzionamento, navigabili sia tramite ricerca che attraverso un apposito menu laterale. E in fase di elaborazione c'è anche un e-learning, cioè una formazione digitale composta da una serie di video tutorial da compilare. È presente anche un canale di comunicazione privilegiato con l'URP, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Proseguiamo con l'intermezzo musicale, a tra pochissimo. Il riso in bianco, fra un po' dovrei star meglio e mangerò quello che voglio. Attenzione, attenzione a chi ha sempre ragione. Attenzione, attenzione a chi ha sempre ragione. Io voglio un mondo con più sorrisi. Take it easy, my sweet love. Io voglio un mondo con più sorrisi. Take it easy, my sweet love. Un giorno all'ospedale il dottore mi dice: la ferita fa male, mentre la cicatrice, anche se non dà dolore, in qualche modo lascia il segno. Ma perché rendere l'amore solamente un sogno? Ma perché rendere l'amore solamente un sogno? Io voglio un mondo con più sorrisi. Take it easy, my sweet love. Io voglio un mondo con più sorrisi. Take it easy.
eccoci con questo augurio di Fabrizio Trignani di prenderla più alla leggera. Ogni cosa che ci riguarda mi sembra un ottimo proposito per il nuovo anno. Allora, sostegno agli ETS impegnati nell'emergenza Covid-19. È stato bandito ed è online l'avviso pubblico per l'erogazione di finanziamenti a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate nell'emergenza Covid-19. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto. La notizia completa la trovate sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e sul sito del CSV Abruzzo è scaricabile l'avviso. Si tratta di 80 milioni di euro in totale di risorse, di cui 64 milioni destinate alle regioni del Mezzogiorno, dove siamo compresi come Abruzzo, i restanti 16 milioni a Lombardia e Veneto. Sono fondi, è un avviso che nasce dalla collaborazione tra l'Agenzia della Coesione Territoriale e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il coinvolgimento del Forum Terzo Settore, quindi della voce del volontariato e del terzo settore e delle regioni interessate. Lo scopo dell'avviso è sostenere gli ETS, tutti gli enti di terzo settore, quindi associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e onlus, impegnati nel fronteggiare l'emergenza Covid-19 per queste loro attività. I soggetti che possono richiedere, che richiederanno il finanziamento e il supporto saranno valutati sulla base delle attività svolte nel contesto dell'emergenza sanitaria, della differenza tra le entrate di bilancio del 2020 e 2019 risultanti dai consuntivi approvati e dal numero degli associati regolarmente iscritti, con un importo massimo finanziabile pari a 10.000 euro. Questo è quanto in estrema sintesi, poi trovate tutta la notizia. In chiusura è importante ricordare che l'avviso è stato aperto il 22 di dicembre e sarà chiuso alle ore 23:59 del 4 febbraio 2022, quindi c'è ancora un po' di tempo. In chiusura, uno scampato pericolo, perché è stato rimandato al 2024 la discussione sulla l'IVA al terzo settore, la cosiddetta tassa sulla solidarietà, come l'aveva definita Mattarella. Una pagina non bella che ha riproposto per il secondo Natale consecutivo la possibilità a tutte le associazioni, anche non lucrative, quindi quelle di volontariato, di essere assoggettate al regime di IVA, che, come abbiamo avuto modo di chiarire con la nostra ospite e consulente fiscale del CSV Abruzzo, della delegazione di Pescara, la dottoressa Francesca Tudini, non significa un esborso di tasse, quindi un esborso di costi vivi e economico, quanto comporterebbe questo assoggettamento una serie di oneri fiscali e burocratici molto molto gravosi, tali anche da mettere da compromettere la sostenibilità di molte realtà, soprattutto quelle più piccole, perché significa dotarsi di un apparato, di una struttura amministrativa uguale a quella delle aziende, il che chiaramente richiede non solo una professionalizzazione delle risorse, ma anche degli oneri di gestione importanti. Questa notizia, questa decisione che era stata approvata dal Senato e poi era passata alla Camera il 19 dicembre, e ha in realtà rinviato, è stata poi alla fine rinviata l'entrata in vigore della norma che assoggetta tutto il settore al regime d'IVA. È una buona notizia, dichiara Chiara Tommasini, presidente di CSVNet, perché è stato scongiurato per il momento un provvedimento che avrebbe messo in difficoltà tutto l'associazionismo, con aggravio di costi e adempimenti burocratici, senza peraltro giovare le casse dello Stato, perché la novità avrebbe riguardato gli enti che non svolgono attività commerciali. Ribadiamo la necessità di coinvolgere le rappresentanze del terzo settore nelle decisioni che lo riguardano. Siamo pronti e disponibili ad ogni dialogo. La decisione, prosegue la Presidente, è frutto della larga mobilitazione portata avanti in questi giorni in modo corale dal mondo del volontariato e del terzo settore. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che a tutti i livelli si sono attivati per chiedere il ritiro del provvedimento inserito nel decreto fiscale. Si tratta però di un rinvio e non di un'abrogazione. È quindi urgente aprire
un tavolo di confronto con il governo e le forze parlamentari per lavorare insieme a soluzioni definitive, le quali, in linea con la disciplina comunitaria, possano salvaguardare l'operatività delle associazioni senza costringerle ad ulteriori e costosi adempimenti burocratici. Discutere insieme i provvedimenti riguardanti l'azione delle associazioni è un segno di riconoscimento dovuto per coloro che ogni giorno rimangono in prima linea a sostenere chi è in difficoltà e operano per il benessere della comunità, conclude la presidente dell'Associazione Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, Chiara Tommasini. Con questa parziale buona notizia, noi ci diamo appuntamento al prossimo, alla prossima puntata del Volontariato Fa Notizia. Da Michela Di Michele, CSV Abruzzo, è tutto. Grazie.